Nome? Diego. Paolo. Dove lavori? Torino. Torino. Professione? Medico veterinario comportamentalista. Dog sitter, educatore cinofilo, operatore di zootropologia. Com'è nata questa passione? È nata quando da bimbo ho iniziato ad avere da subito la possibilità di interagire con uno splendido pastore tedesco di nome Lucky. Lì mi sono reso conto che il cane, il gatto in generale sono veramente degli amici fenomenali. Beh, da un profondo amore per gli animali e per il mondo che lo circonda. Qual è stato il tuo primo pet? È stato proprio quel pastore tedesco di nome Lucky e un cane che ricordo essere anche un po' difficilotto da gestire, però veramente fenomenale. Samoiedo, si chiamava Samo di nome, un vero Samoiedo, sembrava un orsetto polare bianco. Come vi siete conosciuti? E beh, Paolo è stato, diciamo, uno dei miei allievi a un corso per dog sitter professionisti e in quell'occasione si è distinto un po' dagli altri. Un corso professionalizzante per dog sitter. Perché state collaborando insieme? Beh, perché Paolo come me ha una passione infinita per gli animali e inoltre credo moltissimo nell'approccio interdisciplinare a quelli che possono essere i problemi comportamentali del cane e del gatto. E spesso infatti mi avvalgo anche della collaborazione di dog sitter e educatori cinofili. Paolo secondo me è uno dei professionisti più competenti che oggi possiamo trovare sulla piazza. Perché credo nel gioco di squadra e poi sicuramente avere un supervisore che monitori un po', diciamo, le nostre competenze, il nostro operato è sempre un ottimo risultato per entrambi. Un tuo pregio? Sono un buon ascoltatore. Autoironico. Un tuo difetto? Non mi piace ascoltare tanto le persone che si lamentano e basta e non fanno nulla per risolvere i problemi. Sono un po' cicciottello, mi piace mangiare. Un pregio che invidi all'altro? L'umiltà. Paolo è una persona veramente molto umile. Beh, sicuramente la sua determinazione. Un aggettivo per definirti? Curioso. Sensibile. Raccontaci un ricordo speciale legato al tuo lavoro che non dimenticherai mai. Ce ne sono diversi di racconti che meritano. Forse quello che più mi ha emotivamente coinvolto, quello di una cagnetta 4 kg che però ha messo fortemente in difficoltà la famiglia perché aggrediva chiunque e naturalmente il proprietario non ha la frutta. Ma quando siamo riusciti a trovare la giusta soluzione, la convivenza tra di loro è diventata qualcosa di molto piacevole e lo ricordo anche con molta emozione perché è stato uno dei primi casi che ho seguito. Non nego che ero anch'io un po' scettico perché lì in diverse occasioni i proprietari avevano segnalato l'intenzione di cederla a qualcuno, ma poi abbiamo trovato una soluzione, i proprietari sono stati fondamentali in questo e siamo rimasti tutti molto soddisfatti. Una mattina mi trovavo in aria cani e a un certo punto vidi da lontano una signora che sbracciava esclamando «Dottore, dottore!». Man mano che si avvicinava, insomma, capì che ce l'aveva con me, quindi mi girai e mi disse «Dottore, il mio cane è pieno di zecche, insomma, infestato dalle zecche». Quindi rivoltai il cane e mi accorsi che aveva un'ignobile gomma da masticare appiccicata al pelo, insomma, quindi il caso fu risolto in 30 secondi. Se non avessi fatto questo tipo di lavoro, cosa avresti fatto? Avrei fatto il medico veterinario comportamentalista. Lo psicologo. La tua più grande passione oltre gli animali? Lo sport. Se poi si può fare sport con gli animali, è ancora meglio. Beh, il modellismo, le macchinine. A me piace tantissimo collezionare macchinine d'epoca, soprattutto degli anni 70, 80, in cui, insomma, io ero bimbo, quindi, insomma, è una passione che curo da molto tempo. Una persona che stimi? Non c'è una persona. Stimo tutti quelli che non si arrendono. Soprattutto i proprietari che hanno spesso cani impegnativi o gatti difficili e riescono lo stesso ad andare avanti, magari supportati da degli esperti, ma non mollano, vanno avanti. Beh, le persone che stimo ce ne sono veramente tante, in particolare stimo, so che sembra scontato, ma Diego Rendini, perché è stato il mio primo formatore, colui che mi ha introdotto nel mondo della cinofilia con una certa passione, mi ha travolto, insomma, quindi ho capito che ero sulla strada giusta. Che animale vorresti essere? Un bel mastino, mi piacciono i molossi in particolare, quindi un bel cagnone. Sicuramente nella mia prossima vita mi piacerebbe esserlo. Una pantera nera. Saluta dando un consiglio alla nostra community. Non date per scontato l'amore dei vostri amici a quattro zampe. Loro ci danno moltissimo. Noi dobbiamo essere in grado di dargli di più. Ciao, presto. Beh, di condividere, perché solo chi è capace di condividere poi sarà una vita in grado di ricevere tantissimo dagli altri. Quindi non abbiate paura di condividere il vostro amore con il mondo animale e con tutte le persone che operano intorno al mondo pet.